Ogni giorno, per anni. Semplice, potente, ma ha bisogno di attenzione quotidiana. Per questo tuo nonno, anche lui fornaio, la chiamò anarchia e ne impastava ogni giorno del suo pane. Poi si è cominciato a pensare che non fosse più utile ed è finita qui. Ma io l'ho mantenuta viva dandole farina e acqua ogni giorno. E ora tocca a te, altrove la tua missione. Dovrai attraversare la grande acqua e una volta arrivato lì, mantenerla viva e moltiplicarla. E ora va, figlio mio. Vai, sangue. Non guardare indietro. Dalle farina e acqua ogni giorno. Vai, non badare a tuo padre. Vai, che la salute ti accompagni. Facessi il fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato come le viole. E un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India, dal Cile, dai Balcani. Lo mangerebbero i poveri, i bambini, i vecchietti. E gli uccellini? Sarebbe una data da ricordare a memoria! Un giorno senza fame! Il più bel giorno di tutta la storia! Al lavoro tua fanciulla, altro amore io preferia, è un'idea all'avante mia, a cui detti braccio e cor. Che amiamo l'uguaglianza, ci han chiamati malfattori, ma noi siamo lavoratori, che i padroni, no, non, papà. Ciao figlio mio, dove stai andando così di fretta? Ho deciso, il pane, il mondo ha bisogno di pane. Lo so, perciò mettiti a lavorare, perché il pan non si fa da solo. Lo so, perciò devo attraversare la grande acqua e portare la pasta madre. La pasta madre, la grande acqua? Chi ti ha messo in testa questa idea? La mamma. Chi vuol vivere e star sano, dalle donne stia lontano. Che altro ti ha detto la mamma? Mi ha detto che il nonno dopo... Tuo nonno? Tuo nonno si perdeva dietro a quella vecchia utopia. Così è morto povero e senza diventare nessuno. Dammi quella cosa. No! 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 Voglio fare il fornaio! Anche io sono fornaio. Solo che uso metodi più moderni della pasta madre. Oggi la chimica ha inventato il bromato di potassio, che mi permette di lavorare meno e guadagnare di più. Guadagnare? Ma io
Voglio fare il pane per tutti. Il pane lo devi vendere. Così che poi potrai guadagnare dei soldi, farti una casa, una famiglia, avere dei figli. Tu vuoi avere dei figli, vero? Sì. Bravo. Insieme faremo grandi cose. Faremo un sacco di pane. La gente lavorerà per noi. Faremo il pane per tutti. Ma sei sicuro che questo brotassio sia proprio la stessa cosa della pasta madre? Bromato di potassio. È meglio della pasta madre perché riduce i tempi di lievitazione. E il tempo che cos'è, Sante? Denaro. E con il denaro potrei fare un sacco di pane per tutti. Davvero? Certo. Sì. Scambio. Che cosa si scambiano gli uomini, Sante? Un bacio? No. Una stretta di mano? No. Un abbraccio? Nemmeno. Denaro. Pane con denaro, denaro con pane. Ma allora cosa devo fare? Devi farti dare i soldi. Dammi 25. Vabbè, dammi, non so, 45. 50. Un euro. Un euro. Papà! Mi hanno dato 20 centesimi, papà! Non importa, figlio mio, non importa! Lasciali! Qui c'è la crisi! Questi li metto via io. Te li darò con lo stipendio di fine mese. E adesso andiamo, non c'è più tempo! È ora di entrare nella fabbrica del pane! Bravo, figlio mio! Con il tuo aiuto e il bromato di potassio incrementeremo le vendite! Ridurremo i tempi di lievitazione, pensa, e faremo 5.000 pagnotte al minuto! 5.000 pagnotte al minuto! Della via, imiteremo a breve.
sera basciol, chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Mamma, sto male. Mamma. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. È giunto il momento di rompere le catene che mi tenevano prigioniero. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti, e pallide e piangenti stanno le spose ognor. Devo attraversare la grande acqua. Restano i campi incolti, i minator sepolti, gli operai travolti da omicidi ognor. Mi imbarcherò per l'Argentina. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si accenda le bombe, si affili il pugnal. È l'azione l'ideale! Perché staremo fermi 5 ore. Ti saluto e ti bacio. Salutami anche il papà. Spero non se la sia presa troppo per le macchine impastatrici e il forno al plutonio che gli ho rotto. Salutami tutti i miei amici. Tony, Mario, Cirto, Beppi Segheta. Salutami anche tutti i miei fratellini. Noemi, Orino, Silvano e Albina. Manda saluto a Corrado e a Bruno. Ma ricordati anche di salutare i cugini e le cugine, la gente della piazza e il macellaio che ci dava quella carne così buona. Certo, quando avevamo un po' di soldi. Insomma, adesso salutami tutti, perché altrimenti qui non finisco più. Scriverò! Thank you.
fornaio, quella volta. Mi sa italiano, fornaio, fornaio. Basta, fornaio. Sempre chi fossero stati quelli che hanno inventato le forme e i nomi delle brioche. Mi ha raccontato Severino, uno che lavora qui al forno, che nel 1683 i turchi assediarono la città di Vienna e una notte sferrarono l'attacco finale. Ma i fornai che già stavano lavorando nelle loro botteghe se ne accorsero e diedero l'allarme. L'attacco fu respinto e i fornai
per ricordare quella vittoria prese dal simbolo turco, la mezzaluna, e crearono il cornetto. Sante! Severino! Credevo fossi qua! Ho deciso, Severino. Comincerò a usare la pasta madre di mio nonno. Però dove è stato sapendo? Sta loco! Sta proibito usare la pasta madre qui! È loco! Ci ho provato anche io. Sì! Volevo fondare un movimento, qualcosa che cambiasse le persone dall'interno, ma ero solo. Il sistema cambia il nostro pensare, ci fa apparire come nostre le sue idee, usando il bisogno primario dell'uomo. Basta partiti politici, finte ideologie, nessun consenso. Ci addormentano con il cibo. Il cibo può uccidere, ma può essere anche una forma di resistenza. Dobbiamo rompere i dogmi della receta, personalizzare, adattarlo platos. E poi sederci tutti attorno alla stessa tavola. Cosa dobbiamo fare, Severino? Dobbiamo usare il tempo. Io ho già perso anche abbastanza tempo. Le persone non hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di pane. Il tempo uccide la vita, Severino. Se la ingoia senza masticarla, che passa qua, eh? Mi stanno parlando di politica? Mira che lo sei scucci! Questa chiesa? Di chi è? Di chi è? È mia. Però può essere anche tua. Però basta le pelotude, se senta su una porcheria! La pasta madre non serve para nada. No, para algo serve, verdad? A perder tiempo. Y el tiempo es dinero. Este es el problema. La calidad de distinguirse y mejorarse. Esta levanta la masa y da al pan un sabor único. No como el bromato de potasio que adormenta y da al pan lo stesso gusto. Linda palabra la tuya, Severino. Muy lindas. Pero explícame una cosa. Vos de tiempo tuviste tanto. ¿Y los resultados dónde están? ¿Eh? Mirate, viejo, iluso, e parli della pasta madre come un ideale. Meglio un ideale non vecchio come io, che un vecchio ideale non lo come te. Ah, ti gusta la filosofia, vero? Muy bien. Entonces, si te gusta la filosofia, anda a estudiar, porque está despedido. ¡Licenciato! No solo que me despedís, ¿eh? Soy yo que me voy. ¿Así? ¡Entonces anda! ¡Anda afuera! ¡Viejo, anda! ¡Filósofo! ¿Y vos, Sante? ¿Qué eres?
pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo, prefiero morir. Eso burgueses asas egoístas que así desprecian la humanidad serán padridos por los anarquistas. Panaderos, Severino è stato licenziato. Dobbiamo stare uniti e usare questa. Prendi, distribuiscila. Mantenetela viva, datele farina, acqua, mantenetela a temperatura costante, vai, passala dietro. Prendetela, dobbiamo organizzarci. Prendete la pasta madre e panificate. Come diceva Severino, dobbiamo fondare la Società Cosmopolita di Resistenza e Collocazione di Obrero Panaderos. Sarà il primo sindacato di questo paese. Dobbiamo inventare nuove brioche per cambiare le persone dall'interno. Porca questione! Questa è una buonissima idea, questa. Los panaderos anarquistas estamos en contra de la autorità. Per questo faremo un manganello, lo chiameremo vigilante, gli poniamo sopra dulce de membrillo e lo mangeremo! Siamo contro tutti i tipi di dogmi, soprattutto quello religioso! Faremo una bola de fraile, un sospiro di monaca! E alcuni campagni invece, sarà la bomba l'unica soluzione! E i più moderati, nel bottiranno di crema pasticcera! Bene! Bene, come mai? Questo sarà il nostro simbolo della battaglia vinta contro i turchi! Sciopero! Angeli oscuri del mare e della terra faremo pane, pianteremo di grano la terra
i pianeti, il pane di ogni uomo, di ogni bocca arriverà, perché fumo a seminarlo non per uno ma per tutti, il pane di tutti i popoli. E con lui, quella forma di pane, distribuiremo la terra, la bellezza, tutto. Tutto a forma di pane. Tutto è nato per essere diviso, per essere dato, per moltiplicarsi. Scendi. Dovevamo sederci tutti attorno alla stessa tavola e mangiare i piatti che noi avevamo scelto. La pasta madre, Santi, ha bisogno di tempo. Tu non gli hai dato il tempo. È il tempo per spiegarti. Per parlarti della rivoluzione che cambiano le persone. La resistenza alimentare non tenia che essere una lotta frontale. Non si è mai risolto nulla opponendo la forza alla forza. È come voler cucinare un pane in pochi secondi. Lo bruci! Sono una scelta silenziosa, farina e acqua tutti i giorni e l'aria poi fa il resto. Anche tu avevi scelto, come molti prima di te. Forse sì, hai scelto per darci la possibilità di scegliere.